Hello. Nei, den er ikke kommet opp, men det er helt sant. Ja, han er Ciao, intanto se qualcuno sta guardando ora live o il replay in futuro, insomma, e faccio il solito preambolo. Questa sarà una diretta di, boh, penso un paio d'ore alla fine, non so se sia necessaria più di 2 ore, vediamo, in cui, al massimo tre comunque, in cui sostanzialmente porto avanti il mio studio del corso di ottimizzazione numerica che sto seguendo e di cui dovrò fare l'esame a maggio. E quindi queste live sono, non hanno alcuna pretesa di insegnare l'ottimizzazione numerica, visto che non sono esperto nel settore, semplicemente sto studiando questi temi, insomma, e porto quindi queste dirette per far vedere sia come studio, che è una cosa che mi viene chiesta spesso, che eventualmente fornire anche del materiale che potrebbe interessare a qualcuno per studiare. Essendo che appunto cercherò di ripassare le cose che ho studiato o letto in realtà questa volta, perché questa è la prima fase di studio per questi argomenti, non la seconda. E quello che praticamente farò è appunto ripetere e scrivere sull'iPad quello che devo studiare, insomma. Chiaramente non mi aspetto che arrivi gente sul canale, questo è quindi a guardare la diretta, insomma. Questo è semplicemente un modo snello, veloce per far sì che il video rimanga già sul canale. E studierò 50 minuti, 10 minuti di pausa. In 10 minuti di pausa, se vedo che c'è qualche messaggio in chat, possiamo parlarne e discuterne, insomma. Quindi adesso condivido lo schermo e benissimo, adesso posso iniziare. Prima di tutto volevo finire quello che ho lasciato a metà, no, non a metà, a 4/5, se così vogliamo dire, della volta scorsa, insomma. Ovvero quelle tecniche di line search che abbiamo studiato un po' meglio nella scorsa settimana, quindi domenica scorsa, e però praticamente avevo lasciato a metà la discussione sul metodo di Newton, sia perché comunque era durata abbastanza il ripasso, che perché non avevo avuto modo di riguardarmela abbastanza bene per poterle richiamare senza guardare le note, insomma. Quindi questa prima parte sarà sul metodo di Newton. In particolare vedremo uno, richiamo dell'algoritmo, e due, convergenza del metodo. Quindi in particolare su questo tema farò semplicemente la dimostrazione di un teorema importante. E in questo modo esaurirò il caso Newton. Penso in 20 minuti, mezz'ora dovrei finire con questo caso. E poi passeremo a un secondo tipo di problema che esaurirà, per quanto riguarda questo corso che sto seguendo, il campo dell'ottimizzazione libera da vincoli. Quindi la settimana prossima ripasserò l'ottimizzazione vincolata. Ed è quello del problemi dei minimi quadrati.
particolare, qui vedremo la struttura, alcuni esempi barra applicazioni e la forma più forma semplice della semplice, dopo vedremo come, della funzione obiettivo, che ci permetterà di calcolare in maniera molto più tranquilla e facile, anche da un punto di vista computazionale, quello che ci serve per ottimizzare questo tipo di funzione. E poi concluderò con un metodo di integrazione numerica adattato a questo tipo di problemi, che è sostanzialmente il metodo di Newton, che è reso meno esatto e adattato appunto alla struttura di questo problema. È il metodo che è chiamato di Gauss-Newton. Di questo metodo vedremo la definizione, quindi definizione idea più convergenza. Quindi questa è un po' la panoramica di quello che vedrò, ripasserò oggi, insomma. Partiamo quindi dal metodo di Newton. Il metodo di Newton appartiene alla famiglia dei metodi di line search, che sono metodi di ottimizzazione numerica iterativi, come lo sono tutti sostanzialmente i metodi di questo gruppo, insomma, iterativi. E la struttura di questi metodi è che si parte da un'approssimazione iniziale, da un guess iniziale. Supponiamo che il problema sia di ottimizzare una funzione sulle x in Rn e la funzione f di x abbastanza regolare, in particolare quantomeno due volte differenziabile per poter definire il metodo di Newton, e in quanto si baserà sull'essiana della funzione f, quindi quantomeno questa deve essere ben definita. E quindi partiamo da un guess iniziale e lo miglioriamo ogni volta, con l'idea che vogliamo esplorare l'intero spazio delle soluzioni, quindi dove potrebbe vivere x, ovvero Rn, quindi c'è la penna scarica, mi sa. Vabbè, allora mi tocca fare da qua. Peccato. Mi tocca ripassare come non volevo fare, ovvero guardando, parlando sopra le note, insomma. Intanto metto in carica la penna. Ok, pensavo di averla messa in carica prima, ma c'era il cosetto storto, quindi niente. Va bene, comunque parliamo quindi del metodo di Newton. Tempo pochi minuti, un quarto d'ora massimo dovrebbe caricarsi, quindi dopo riprendo, insomma. Allora, vediamo il metodo di Newton. L'idea è che sostanzialmente invece di questo appartiene alla famiglia dei metodi di line search, appunto, come ho detto, adesso riprendo il filo. Sostanzialmente i metodi di line search hanno come struttura, come appunto fondamento, come idea dietro, quella di approssimare la soluzione arrivando a costruire una sequenza di punti in Rn. E questi punti di Rn sono costruiti in maniera abbastanza semplice, ovvero parto da un'approssimazione iniziale, da una x con 0, procedo poi in una direzione, quindi lungo una retta, e questa direzione deve essere scelta in maniera accurata, in modo che lungo questa, in particolare, la funzione scenda, decresca, e poi deve succedere anche dell'altro, insomma, e l'abbiamo visto nella scorsa volta.
sostanzialmente, dopo un certo passo che io devo percorrere lungo questa direzione di ricerca, lungo questa retta, mi fermo e trovo il primo x con 1. Poi a questo punto x con 1, che è il secondo della sequenza che andrò a costruire, sceglierò un'altra direzione di ricerca e procedo così, fin tanto che non arrivo ad approssimare la soluzione a meno di una certa tolleranza o in certi casi ho la garanzia di essere, di avere la possibilità di convergere in un numero finito di passi. E per esempio nei metodi di discesa delle direzioni coniugate so anche che esattamente in al più n iterazioni arriverò alla soluzione. Questa non è una cosa che succede sempre, però può succedere, insomma. Benissimo, il metodo di Newton appartiene a questa famiglia, dove però c'è una particolare scelta della direzione. Quindi la direzione che io vado a scegliere è questa pkn che ho scritto qui. Questa pkn che cos'è? È semplicemente l'opposto, o meglio, è la soluzione del sistema lineare che ottengo con una matrice che è data dall'essiana della funzione f valutata nel nodo corrente, nell'approssimazione corrente, e come vettore noto, insomma, quindi come vettore di destra del sistema lineare, ho l'opposto del gradiente, quindi quella che è localmente la direzione di massima decrescita, di tasso ma di massima decrescita. C'è un problema sostanzialmente dietro a questo metodo, ovvero che essendo la funzione f a priori non scelta in maniera opportuna per far sì che questa sia sempre una discesa, una direzione di discesa, ovvero una direzione lungo la quale la funzione decresce, perché l'essiana potrebbe non essere definita positiva, insomma, e bisogna sostanzialmente stare un po' attenti nel capire quando, quando si può applicare questo metodo e quindi quando ha senso usare questa scelta di direzione di discesa. Quindi quello che ho scritto qui, quindi adesso purtroppo mi tocca parlare partendo da qua, insomma, è che sostanzialmente, appunto, data questa direzione di ricerca, io mi muoverò su questa retta di un certo passo alfa k. Quello che faremo in realtà è muoverci di un passo alfa k sempre uguale ad 1, e perché dimostreremo che per questa scelta del passo, se partiamo abbastanza vicini alla soluzione, arriveremo a convergere con un ordine di convergenza quadratico. Quindi una cosa ottima per quanto riguarda appunto i metodi di ottimizzazione numerica, un algoritmo veloce. Questo ci porta a delle soluzioni possibili perché in particolare il metodo di Newton funziona bene con questa velocità solo se partiamo abbastanza vicini alla soluzione. Tuttavia, a priori la soluzione non è nota, altrimenti non ha senso approssimarla con un metodo numerico, no? E quindi quello che si fa nella pratica è che solitamente le prime iterazioni vengono gestite con un metodo che siamo certi che sia in grado di convergere qualunque sia la posizione da cui partiamo, x con 0, tuttavia magari è più lento nella convergenza. Dopo che però abbiamo fatto un certo numero di iterazioni, sappiamo che essendo il nostro metodo che usiamo, seppur meno veloce, meno rapido, è convergente, sappiamo che per costruzione, insomma, dopo un certo numero di iterazioni saremmo in un intorno abbastanza piccolo e più sono le iterazioni, più in generale si spera che più saremo vicini alla soluzione, saremo abbastanza vicini appunto alla soluzione e da lì potremmo prendere quella folliterata, insomma, come guess iniziale per il nostro metodo di Newton e da lì accelerare la convergenza alla soluzione. Quindi quello che facciamo adesso è discutere quello che è il tasso di convergenza del metodo di Newton, che è appunto quadratico localmente. Il motivo per cui assumiamo che tutto questo risultato sia solo locale è che appunto assumeremo che l'essiana della funzione f sia definita positiva solo nel punto x star, che è supposta essere la soluzione. E quindi in questo modo possiamo garantire una buona struttura, una buona convergenza del metodo. Però non possiamo farlo per un qualunque guess iniziale, visto che non stiamo facendo grandi altre ipotesi sulla funzione f, insomma. Ok, quindi quello che ho detto qui è semplicemente alfa k uguale a 1, come ho menzionato prima, e quindi andiamo a enunciare il teorema. Allora, il teorema che
Adesso vorrò dimostrare, spero che si ripigli l'Apple Pencil, che così posso scriverla, altrimenti ha poco senso anche leggerla. E il teorema cosa dice? Supponiamo di avere una funzione f che è due volte differenziabile, quindi sostanzialmente la cui essiana è ben definita. Supponiamo poi che x star sia la soluzione del nostro problema di ottimizzazione, ovvero il minimo su x in Rn, quello che ho scritto prima, di f di x. Benissimo. Poi supponiamo anche che l'essiana della matrice sia continua, Lipschitz continua, quindi che esista una L sostanzialmente che ci va a controllare l'azione che la matrice essiana ha sulla differenza tra due, o meglio, è difficile spiegarmi a parole, comunque l'ho scritto qui. Una matrice, una funzione mat definita da una matrice, quindi una funzione lineare in questo caso, quando è che è Lipschitz continua? Quando l'essiana di f è valutata in x1 meno l'essiana di f è valutata in x2, e se prendiamo la norma di questo vettore, è controllabile da una certa costante L che moltiplica la differenza tra gli argomenti, x1 meno x2, dove essendo appunto che stiamo parlando di matrici, perché l'essiana è appunto una matrice, o se vogliamo una funzione matriciale, visto che prende un punto di Rn e lo manda in una matrice, e abbiamo che questa norma è da intendere nel senso della norma di matriciale, ovvero l'estremo superiore sulle x diverse da zero del quoziente tra la norma di ax e la norma di x. Quindi questo ci dà appunto un limite superiore sulla possibilità che la matrice A di espandere un vettore x. Quindi queste due sono le ipotesi, poi chiaramente sfruttando le condizioni necessarie del secondo ordine di ottimalità possiamo anche supporre, siccome x star è supposta essere soluzione, qualcosa di non eccessivamente complicato, ovvero supponiamo che l'essiana sia definita positiva e simmetrica chiaramente nella soluzione x star, e che appunto x star sia un punto critico, quindi che il gradiente di f in x star sia zero. Allora, cos'è che abbiamo? Abbiamo le conseguenze che ho scritto qui adesso, scusate, in inglese se c'è qualcuno collegato, non sto guardando. Comunque, allora, se definiamo le iterate appunto basate sul metodo di Newton, ovvero xk più 1 uguale xk più pkn, abbiamo tre conseguenze. La prima è la più blanda, ovvero che quantomeno arriviamo a convergere, ovvero che se noi partiamo con una x con 0 abbastanza vicina ad x star, che è una cosa raggiungibile con la tecnica che ho menzionato prima, ovvero partendo con un altro metodo iterativo e dopo eventualmente proseguendo col metodo di Newton, prendendo come guess iniziale una certa iterata dell'altro metodo. E allora arriviamo a convergere alla soluzione x star. Poi il secondo punto ci dice anche la velocità con cui questa convergenza avviene, ovvero che la convergenza è di ordine 2, è una convergenza quadratica, il che vuol dire che xk più 1 meno x star in norma è minore o uguale di una certa costante per xk meno x star al quadrato. Quindi c'è una decrescita che va come il quadrato di quanto sbagliavo nell'iterazione prima, sostanzialmente. E poi abbiamo una terza considerazione, ovvero che la sequenza delle norme dei gradienti tende a zero, anch'essa in modo quadratico. Ok? Quindi adesso spero che la penna si sia ripresa, quantomeno per fare la dimostrazione. Ok, vediamo. Sembra di sì, vediamo, non so quanto durerà. Comunque, dimostrazione del teorema. Quindi, prima di tutto dobbiamo mostrare che converge con ordine 2. Il fatto che converga sarà una conseguenza naturale del fatto che noi abbiamo mostrato che converga con ordine 2, chiaramente. E 2, mostrare, questa è xk
Xstar, che la sequenza delle norme degli F in XK converge a 0 con ordine 2 anch'esso. Ok, quindi adesso partiamo dal punto 1. Quello che vogliamo quindi controllare è questa differenza qui, che ho provato a dire a voce prima, minore o uguale di una certa gamma, che dobbiamo vedere se esiste finita, per xk meno x star al quadrato. Ok, benissimo. Per fare ciò useremo sostanzialmente più volte quello che è il teorema di espansione di Taylor, ma in realtà lo useremo sia qui che qui, ok? Quindi in entrambi i punti. Vediamo quindi se mi ricordo bene come si fa a dimostrare questo teorema. Allora, ricordo intanto che xk più 1 è costruito con il metodo di Newton, quindi è xk più pkn, con pkn che è meno lessiana, con questo simbolo denoto lessiana. E questo appunto è la nostra direzione di ricerca. Ciò vuol dire che, adesso non metto le norme per non appesantire troppo i conti, dopo passeremo alle norme, insomma, di quello che stiamo calcolando. Dobbiamo studiare xk più 1 meno x star, che è xk più pkn, usando questa, meno x star. Benissimo. A questo punto noi dobbiamo capire come controllare tutto ciò tramite xk meno x star. Ok. Intanto procediamo ancora usando la definizione, quindi introduciamo la definizione di pkn. Poi ricordiamo una cosa. Vabbè, facciamolo dopo. Adesso l'idea è quella di raccogliere questa matrice, così che alla fine arriveremo a questa matrice che moltiplica qualcos'altro. Essendo che questo vedremo che è abbastanza facile da controllare in termini dei dati che abbiamo grazie alle ipotesi del teorema, se siamo in grado di controllare quello che questo moltiplica, che sarà un vettore, siamo a posto sostanzialmente. Quindi quello che facciamo è raccogliere questa matrice ricordando che una matrice per la sua inversa fa l'identità, quindi qui essendo che c'è l'identità possiamo scriverla come lessiana, l'inversa dell'essiana per lessiana, quindi lessiana per x, qua c'è un xk, meno x star, meno il gradiente di f di xk. Ora ricordiamo che per ipotesi x star è un punto critico, ovvero il gradiente di f in x star è uguale a 0. Quindi ripristiniamo un po' quella che è la simmetria dentro questa parentesi, dentro questo vettore, e lo riscriviamo aggiungendo quello che è il gradiente di f in x star, che è 0, quindi non cambia in nessun modo quello che abbiamo. E lo faccio raccogliendo in questa parentesi. Ora, il senso di questa introduzione non è solo per in termini di simmetria, ovvero di avere quattro termini sostanzialmente, ma è perché questo termine qui ci richiama molto quello che è, anzi, ci richiama appunto il teorema di Taylor, di espansione di Taylor, in particolare l'espansione di Taylor del gradiente intorno ad x star. Questo ci dice che gradiente di f in xk meno il gradiente di f in x star può essere scritto come l'integrale tra 0 e 1
venezianas tra f in x star più t x k meno x star per x k meno x star in dt. Ok, quindi questo ci può essere molto utile. E ok, anzi, per motivi di segno possiamo, giusto per semplicità, ok, questo è corretto, questo è corretto, però adesso userò in realtà l'opposto di questo risultato, perché adesso questo lo riscrivo giusto per essere comodo e evitare errori inutili di segno. Porto il segno meno davanti, dentro la parentesi, quindi diventa un f di x star meno gradiente di f di x k e più meno, sì, facciamo così, in x k x star meno x k. Corretto. Ora, quindi, questo è esattamente come questo con i segni scambiati, quindi non è un problema. Quindi possiamo introdurre quella relazione e scrivere che questo è uguale a lessiana, l'inversa dell'essiana per l'integrale in 0,1 del gradiente dell'essiana di f in x. Questa volta lo sviluppo è attorno a xk e non a x star, quindi è xk più t x star meno xk per x star meno xk di t meno lessiana di f in x star meno xk. E quindi adesso vediamo una situazione abbastanza favorevole, nel senso che questo ha esattamente la stessa struttura di questo, dove il termine dentro l'integrale è però appunto valutato su un segmento, il segmento che congiunge x star ad xk. Tuttavia, qual è la cosa interessante che possiamo sfruttare? È che questo, che adesso per semplicità chiamo b, questo che è un vettore costante di Rn, vk è chiaramente uguale all'integrale tra 0 e 1 di vk in dt, perché appunto puoi portare fuori e l'integrale fa 1, no? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo scrivere questa differenza come un integrale della differenza tra le funzioni. E quindi diventa un qualcosa di molto gestibile adesso, viste le ipotesi che abbiamo. Raccogliendo diventa lessiana di f in xk più t x star meno xk meno lessiana in xk e per xk meno x star in dt. Benissimo. A questo punto ricordiamo che però in realtà noi siamo partiti da questo, che è quello che ci interessa studiare, però ci interessa in norma, no? Quindi adesso possiamo introdurre le norme e procedere usando le varie disuguaglianze, quelle che sono, una è la proprietà dell'essiana, che è Lipschitz continua per ipotesi, e poi quindi le classiche disuguaglianze che si utilizzano in queste situazioni. Quindi adesso noi dobbiamo maggiorare la norma di questa cosa qui, che è intanto uguale alla norma della matrice. Facciamo così. Minore uguale della norma di F. Per l'integrale della norma del vettore. Possiamo già usare anche la disuguaglianza, il fatto che Lipschitz continua senza problemi, ovvero dire che questo in norma è minore o uguale di L per la differenza tra i due argomenti della funzione, ovvero T per XK meno X star. Così che
questo è minore o uguale di L volte T, la norma di XK meno X star al quadrato, perché è anche qua. Ok. E in dt, e quindi adesso siamo a posto sostanzialmente, perché questo e questo sono costanti, li possiamo portare fuori, l'integrale è un mezzo, e quindi sopravvive L mezzi, norma di F in XK, dell'essiana di F in XK e l'inversa di questa, e per XK meno X star al quadrato. Benissimo, ora possiamo sostanzialmente concludere ricordando che l'essiana di F in X star è simmetrica e definita positiva e quindi non singolare. Ciò vuol dire che possiamo prendere, se XK meno X star è abbastanza piccolo, e adesso andrò a vedere insomma cosa intendiamo per abbastanza piccolo, a precisare più che altro. Allora possiamo dire che l'inversa dell'essiana di F in XK e la norma di questa è controllabile tramite il doppio dell'essiana di F, dell'inversa dell'essiana, della norma dell'inversa dell'essiana nella soluzione. Ok, e in particolare questo piccolo abbastanza può essere scritto dicendo che questo è minore o uguale di un certo R, un certo raggio, insomma. Ok, a questo punto siamo a cavallo, perché possiamo dire che questo è minore o uguale di L mezzi per 2, diventa L, l'essiana non è più valutata in XK ma in X star, quindi è una cosa costante. Quindi per la norma dell'essiana di F, dell'inversa dell'essiana in X star, per X star, XK meno X star al quadrato. Questo lo chiamiamo L tilde, e quindi abbiamo esattamente che L tilde è il gamma che cercavamo sostanzialmente. Perché ricordiamo che siamo partiti da XK più 1 meno X star e abbiamo mostrato che è minore o uguale di questo, ovvero abbiamo esattamente mostrato che il metodo converge con ordine 2 e in particolare converge, quindi diciamo che i primi due punti sono stati mostrati. Ora rimane il punto 3, quindi sì, ci sto mettendo più o meno come pensavo, insomma. Il punto 3 era mostrare che in realtà io l'ho chiamato 2 sopra, perché era più comodo, mostrare che la sequenza dei gradienti in norma tende a 0 in modo quadratico. Quindi dobbiamo sostanzialmente mostrare che la norma di F in XK più 1 è minore o uguale di una certa costante che dobbiamo capire se esiste finita e quindi trovarla sostanzialmente, o stimarla, si può fare un po' come si vuole, per la norma del gradiente in XK al quadrato. Ok, quindi questo è quello che vogliamo mostrare. Anche questa volta, quindi, siccome dobbiamo stimare questa norma, studiamo prima di tutto il gradiente di XK più 1. E il nostro obiettivo è sostanzialmente riscrivere questo in qualche maniera, quindi tramite manipolazioni algebriche e sostanzialmente tramite il teorema di espansione di Taylor, in modo tale da poterlo controllare con in norma, con la norma del gradiente di F nel punto precedente, ovvero XK al quadrato. Ora notiamo una cosa, ovvero
ricordiamoci come abbiamo definito, la direzione di ricerca nel metodo di Newton. Ho detto in partenza, e mi ricordo che l'avevo letto sostanzialmente dalle note che avevo scritto prima, perché questo non andava, che l'essiana di F in XK per PKN è meno il gradiente di F in XK, ovvero PKN è la soluzione del sistema lineare che ha per matrice l'essiana di F in quel punto e come vettore noto l'opposto del gradiente, ovvero la direzione di massima decrescita locale, massimo tasso di decrescita locale. Bene, cosa vuol dire questo? In particolare, questo implica, in realtà è equivalente al fatto che il gradiente di F in XK sommato con l'azione, diciamo, che l'essiana ha sulla direzione di ricerca è 0. Quindi vuol dire che se noi lo sommiamo a questo coso qua, a questo vettore qua, nulla cambia, no? E quindi possiamo procedere tranquillamente con questa idea. Più 0, facciamo le cose formali. In realtà invece di sommarlo lo sottraggo, quindi meno gradiente di f in xk meno l'essiana di f in xk per pkn. Benissimo. Perché ho voluto fare questo? Beh, sostanzialmente perché qui andremo a sfruttare esattamente lo stesso sviluppo che ho sfruttato prima, dove invece che xk più 1 avevamo x star, sostanzialmente. Quindi adesso invece sviluppiamo attorno a xk e lo sviluppiamo nel punto xk più 1. Quindi questo lo riscriviamo come l'integrale tra 0 e 1 dell'essiana di f in xk più t, xk più 1 e xk applicata al vettore di variazione, diciamo, negli argomenti. Xk più 1 meno xk in dt e sottraiamo quello che già, vabbè, poi chiaramente dovremmo sottrarre questo termine qui. Benissimo. Ora però si presenta esattamente una situazione analoga a quella precedente, perché ricordiamo come è fatto xk più 1 nel metodo di iterazione di Newton, è così, no? E questo è equivalente a dire che la differenza tra le iterate successive è esattamente la direzione pkn, perché abbiamo scelto un passo di ricerca unitario. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo è PKN e questo è PKN. E quindi abbiamo esattamente la stessa situazione che nella precedente parte della dimostrazione, visto che questo è esattamente questo nel caso particolare di t uguale a 0, sostanzialmente. E quindi abbiamo che possiamo tranquillamente portare questo vettore dentro l'integrale, raccogliere e procedere con le classiche disuguaglianze, tra cui quella di Lipschitz che abbiamo usato prima. E adesso sostanzialmente è tutto in discesa e abbiamo il gradiente di f, l'essiana di f in xk più t pkn per p, raccogliamo già, meno l'essiana di f in xk per pkn in dt. Ora ricordiamo che siamo partiti dal gradiente di f in xk più 1, in realtà a noi ci interessa la norma di questo, ne calcoliamo la norma, quindi che è uguale alla norma di questo integrale qui, che è un vettore, che possiamo maggiorare con le stesse tecniche di prima, con L mezzi per il mezzi deriva dall'integrale tra 0 e 1 di t, e per L la costante di Lipschitz della matrice della funzione essiana, per che caso io c'è? N al quadrato, ma ok, no, perfetto, perfetto, così
A questo punto però ricordiamo nuovamente com'è fatta PKN, questa volta la scriviamo nella formulazione in cui PKN è isolato, diciamo, quindi già risolto il sistema lineare, l'inversa dell'SN nxk applicata all'opposto del gradiente, quindi sostituendo questo qua dentro, possiamo maggiorare questo tranquillamente con L mezzi per la norma della matrice hessiana, dell'inversa della matrice hessiana in xk, per la norma del gradiente in xk. Ora, con lo stesso accorgimento di prima, cosa possiamo dire? Che questo per le xk, o in particolare per x con 0, visto che l'iterazione parte da lì, abbastanza vicino a quella che è la soluzione, possiamo dire che questo è controllabile tramite il doppio della norma dell'hessiana, dell'inversa dell'hessiana nella soluzione, e quindi possiamo dire che questo è minore o uguale di L per la norma della matrice hessiana, dell'inversa dell'hessiana in x star per il gradiente di f in xk. In realtà qua c'è un quadrato dovuto a questo quadrato, adesso che ci penso, chiamando questo gamma, abbiamo esattamente quello che vogliamo. La norma del gradiente in xk più 1 è uguale di gamma, la norma del gradiente di f in xk alla seconda. E quindi questo ci permette di concludere quello che volevamo dimostrare, ovvero che il metodo di Newton converge con ordine 2 nella sequenza che stiamo costruendo. E anche la sequenza dei residui, se così vogliamo chiamarli, insomma, di quanto dei gradienti di f, più formalmente, e tende a zero in norma quadraticamente. Ok, ora faccio giusto un richiamino finale riguardo alla teoria che in realtà ho presentato meglio la volta scorsa, riguardo alle condizioni che ci garantiscano che sostanzialmente l'alfa k che scelgo in xk più 1 uguale xk più alfa k pk, dove in Newton è pkn, giusto per ricordarci. Avevamo visto alcune condizioni che erano chiamate condizioni di Wolfe, che avevano una condizione di chiamata di armiglio o di decrescita sufficiente e una condizione di curvatura che sostanzialmente mi diceva che il gradiente si avvicinava più allo zero rispetto al punto da cui partiva sostanzialmente. Queste ci garantivano, erano condizioni sufficienti a garantirci che sostanzialmente la direzione di ricerca PK era sfruttata abbastanza. Quindi ci muovevamo abbastanza sulla nostra retta per avere una decrescita sufficientemente ragionevole, ma non facevamo al tempo stesso un passo troppo piccolo, quindi non sfruttavamo troppo poco, diciamo, la nostra direzione di ricerca, e grazie a questa condizione, perché abbiamo una certa condizione anche sul gradiente, che deve essere abbastanza più vicino allo zero rispetto al punto da cui è partito. Essendo però condizioni comunque questa, soprattutto che include un gradiente, non sono sempre facili e immediate da far rispettare, quindi potrebbe essere un problema anche solo trovare alfa k. Tuttavia si può mostrare, e non lo farò, però è opportuno se magari qualcuno è interessato, adesso farlo più nell'ottica che qualcuno possa essere interessato a questo, insomma, che in realtà è sufficiente questa di condizione per garantire una buona scelta di alfa k, purché la si raggiunga in un modo, in una procedura che è chiamata di backtracking, e si può raggiungere questo obiettivo, implementare questa tecnica di backtracking in vari modi. Il modo più semplice, ed è davvero semplice, è quello di dire: supponiamo che io parto da un certo alfa a caso, chiaramente positivo, che probabilmente, essendo scelto a caso, non rispetterà questa condizione di armiglio di decrescita sufficiente.
Dopo fisserò un. Adesso intanto vi ricordo, sempre che ci sia qualcuno, se no comunque me lo ricordo senza problemi. E qual è la condizione di Armiglio? Questa dice che F valutato in xk più alfa pk deve essere minore o uguale di Fxk più C1 alfa gradiente di, non è lessiana, ma è gradiente di F in xk trasposto pk. Quindi questa sostanzialmente è una retta funzione di alfa, questa è quella che chiamavo φ di alfa, che è la restrizione sulla retta della funzione. Ovvero dobbiamo avere che φ in alfa sia più piccola che L in alfa, quindi la curva stia sotto la retta. Bene, questa condizione a priori è difficile che venga soddisfatta da un alfa segnato maggiore di 0 a caso. Tuttavia, partendo da lì, si può arrivare in un numero finito di iterazioni e queste iterazioni sono molto semplici, ovvero semplicemente andremo a premoltiplicare questo per un numero e a avere una alfa che andrà a soddisfare in realtà entrambe le condizioni e questo lo otterremo in maniera molto, molto semplice. Quindi il C1 sarà un numero in 0,1, questo numero qui, che si può fissare tranquillamente. E poi prendiamo un certo rho in 0,1 anch'esso. Questo si può fissare arbitrariamente, sostanzialmente. Quindi il ciclo che definiamo per questo algoritmo, diciamo, procedimento di backtracking è, facciamo in italiano, dai, finché f di xk più 1 è maggiore, per chiarezza facciamo così, fisso alfa uguale ad alfa segnato. Finché f di xk più alfa pk è maggiore di f di xk più c1 alfa gradiente, ovvero finché la condizione di Armiglio, questa, non è soddisfatta, finché not cancelletto sostanzialmente, cosa fai? Semplicemente dici alfa, lo definisci come rho volte alfa, quindi un riscalamento di alfa. E basta, ripeti questo finché questa non è soddisfatta. Chiaramente questo è il più facile modo in cui puoi implementare un algoritmo di backtracking e è funzionale, però chiaramente ce ne sono di molto più robusti e efficienti che però non ho visto e quindi di sicuro non parlerò di questi, insomma. Ora sono le 47, quindi fra un po' ci sarà la prima pausa. Però adesso imposto intanto la seconda parte, ovvero problemi dei mini quadrati, a priori non lineari, altrimenti veramente cioè ci sono tecniche opportune anche per quelli lineari, che chiaramente rientrano nel caso non lineare. Però sostanzialmente quel caso si riconduce alla risoluzione di un sistema lineare e quindi è un po' diverso come problema. Cioè, è più efficace un approccio slegato sostanzialmente magari dall'ottimizzazione, a meno che non si utilizzino quelli che sono metodi iterativi per risolvere sistemi lineari nel caso di problemi di dimensione alta sostanzialmente. Comunque, quello che volevo scrivere prima di fare pausa è, supponiamo di avere x che sta in Rn, f è una funzione che va da Rn in R, quindi una funzione scalare, che sarà la nostra funzione obiettivo, definita come f di x è le somme per gli j che vanno da 1 a m di rj di x con rj che vada anch'esso da rn a r che è chiamato residuo
o funzione residuo, che è una funzione regolare e scalare. X è sostanzialmente un insieme, un vettore di parametri che noi vogliamo andare a scegliere per far sì che un certo obiettivo venga raggiunto. In particolare, infatti, il problema sarà quello di minimizzare su x in Rn f di x, ovvero la somma dei nostri residui. Ora, intanto mettiamo un attimo di relazione tra questo n e questo m, ovvero quanti residui ho e qual è la dimensione dello spazio delle incognite. Solitamente quello che accade, per esempio anche nel campo delle machine learning, delle reti neurali, cos'è che si fa? Prima o dopo va risolto un problema di ottimizzazione e spesso può essere scritto in questa forma qui. Per esempio, per le reti neurali, spesso si arriva in questa forma qui, dove sostanzialmente ognuno di questi RJ è associato a un certo dato che noi dobbiamo studiare, per esempio nell'insieme di allenamento, diciamo, per quanto riguarda l'apprendimento supervisionato, se qualcuno sta seguendo e sa, ha sentito parlare di queste cose, insomma. Quello che succede è che M spesso, solitamente, è molto maggiore di N, o quantomeno comunque richiediamo che sia maggiore o uguale di N, ovvero abbiamo più residui dei parametri che ci interessa apprendere, ci interessa capire, ok? E benissimo. Quindi, sostanzialmente, l'idea di quello che andremo a vedere nella prossima oretta è capire come si può sfruttare questa struttura molto particolare della funzione obiettivo per disegnare un algoritmo più efficiente, meno costoso in termini proprio computazionali rispetto al metodo di Newton, che però ha gli stessi privilegi e benefici di questo metodo. In particolare andremo a modificare leggermente il metodo di Newton e invece che definire pkn come meno l'inverso dell'essiana applicata al gradiente, scriveremo pk Gauss Newton, giusto per chiarirci, e qua avremo una approssimazione di quest'essiana, dell'inverso dell'essiana, e qua avremo esattamente in realtà il gradiente, che però riusciremo a scrivere in maniera molto più furba nella situazione in cui siamo, insomma, nella particolare forma di questa funzione obiettivo. In particolare, questa sarà scrivibile come la matrice jacobiana di F applicata a un vettore R di X, che è un vettore dei residui, e questa matrice, che poi andrebbe invertita, chiaramente numericamente non si va mai a invertire, ma si risolve il sistema lineare, questa è J di X per J di X K, sostanzialmente. Quindi questa è l'idea. Ora, pausetta breve, 10 minuti. Ciao Salvatore, ciao Adventure Now. Sono contento che ci sia un po' di gente, dai. Adesso rimetto in carica la penna, che se no dopo mi lascia a piedi. Si sente, si vede decentemente quello che dico e faccio, e così sono sicuro di non parlare da solo. Ciao Simone, puoi usarli anche per il lasso? Penso di sì. Penso di sì, però al momento avevo già studiato questi algoritmi sostanzialmente in altri contesti, però siccome adesso li sto riguardando e il tempo che ho per studiare questo corso non è tantissimo perché ho altre cose da fare. Per ora mi viene ancora difficile vederli in un contesto più ampio, diciamo. E quindi non saprei dirti
con certezza, insomma, come rispondere a quella domanda. E comunque, in generale, di sicuro tecniche di ottimizzazione numerica possono essere utilizzate. Sì. Ok, tutto chiaro? Sì, perfetto. E niente, adesso penso che sì, forse in un'oretta, credo, sì, in prossima ora penso di riuscire a finire anche. Quindi vedremo la struttura particolare di questa funzione obiettivo, che è molto particolare e ci permetterà di calcolare quella che è l'essiana, o quantomeno un'approssimazione molto buona dell'essiana, semplicemente conoscendo la matrice jacobiana della funzione f e anche il gradiente, semplicemente conoscendo la matrice jacobiana della funzione f. E quindi sostanzialmente, conoscendo i residui, sarà molto facile calcolare, e in realtà i gradienti dei residui, sarà molto facile quantomeno strutturare un algoritmo. E lo vedremo. Che è questo metodo di Gauss-Newton, dove l'idea l'ho un po' buttata lì adesso, insomma, e poi dimostrerò la convergenza di questo metodo e anche che sostanzialmente questa PKGN che andremo a costruire è una direzione di discesa, altrimenti ha poco senso anche tutta la costruzione dietro, insomma. Ok, se non ricordo male, il metodo di Newton interviene nella dimostrazione sull'invertibilità locale di un campo vettoriale. E può essere che nella dimostrazione che hai visto ci sia. Sto provando a pensare in quale dimostrazione c'è. Comunque, in generale, il metodo di Newton è uno di quelli più utilizzati nel momento in cui devi risolvere equazioni non lineari. Però stavo provando a recuperare quella dimostrazione lì. Può essere, però adesso non mi viene in mente in quale passaggio in particolare va utilizzato. Ok, ancora 2 o 3 minuti e dopo si riparte. Tanto oggi non sono neanche uscito, sono andato solo a correre stamattina che sta piovendo, un po' una giornata brutta, quindi. Comunque sono di studio, a parte fare la spesa dopo, sto in casa oggi. Come al solito, se avete qualche suggerimento o per questa o per le prossime, insomma, di queste dirette, ditemi pure tranquillamente che proverò. Trovare i coefficienti nel modello di regressione penalizzata, dato che non c'è una forma chiusa. E di sicuro quando aggiungi regolarizzazione, una parte di regolarizzazione a quella che è questa somma semplice che ho scritto io, e qualcosa cambia nella struttura. Però stavo provando a pensare. Allora, probabilmente si adatta questo metodo anche a problemi di minimi quadrati regolarizzati, e quindi con una penalizzazione lambda per un costo che potrebbe essere una somma dei quadrati dei pesi o penalizzi sulle variazioni dei pesi, insomma, varie cose che puoi fare. E però, secondo me, perdi un po' la bella struttura che hai nella funzione se hai una regolarizzazione particolarmente intricata, insomma. E quindi non saprei,
bene se proprio questo algoritmo si può utilizzare, però ti consiglio di guardare sul libro che sto seguendo, insomma. Che qui c'è tutto un capitolo sulla regressione lineare, il problema dei minimi quadrati. Sì, no, non regressione lineare, sul problema dei minimi quadrati. E questo è solo il primo degli algoritmi. Ce ne sono molti altri che di sicuro magari sono più adeguati a una fase di regolarizzazione, magari ne parlano anche. E io non sono arrivato a studiarli, quindi, però di sicuro c'è qualcosa. Ok, riprendo allora. Vediamo. Aspetta, ho letto adesso che c'era un commento che mi sono perso. E sfrutto un momento di pausa per farti complimenti, canale, sei utilissimo tra le tante cose che mi ha fatto conoscere ADC, ma tu hai una delle più ben fatte. Grazie mille, sono contento che ti sia piaciuto e che ti piace il canale, insomma. E ripartiamo allora. Stop. Start. Allora, QuickTime, ci siamo. Penna. Ok, ora andiamo a lavorare un po' su questa funzione obiettivo. Quindi la funzione obiettivo la riscrivo, f di x, somma su y che manda 1, facciamo la stessa notazione di prima. Avevo messo i quadrati prima, no? Quadrato. Ok. Questa è la nostra funzione che dobbiamo studiare, che vogliamo minimizzare. Ok. Prima di tutto andiamo a dare un po' di struttura al problema, a riscriverlo in maniera ancora più furba. Ovvero andiamo a definire una funzione R, che questa volta non va da Rn in R come l'RJ, ma da Rn in Rm. E in particolare cosa fa? Prende una x e la manda in R1 di x fino a Rm di x, che è definito essere R di x. Ok? Benissimo, perché questa cosa ci interessa? Beh, per il semplice fatto che a questo punto questa non è altro che la norma euclidea, la norma 2 al quadrato di R di x. Adesso questo 2 non lo metterò più. Comunque è la norma 2 al quadrato di R di x. Quindi abbiamo una scrittura molto, ancora, molto più semplice, più compatta, diciamo, di f di x. Ovvero possiamo scriverlo come R di x trasposto R di x, se preferiamo. Benissimo. Siccome ci interessa arrivare sostanzialmente a un'impostazione dove idealmente possiamo utilizzare il metodo di Newton, ma ancora meglio in cui ci sarà suggerita una formulazione più semplice, più efficiente del metodo di Newton, ci interessa quantomeno il gradiente di f, dopo anche la sua SI, quindi vogliamo capire a quanto è uguale, diciamo, il gradiente di f e quanto è uguale l'SI di f. Per fare ciò notiamo appunto che f è funzione della sola r di x sostanzialmente, quindi se riusciamo a studiare r di x, bene o male, riusciamo a capire un po' tutto. E co come possiamo fare? Beh, sostanzialmente notiamo che il gradiente di f di x, che è il gradiente delle somme su i che vanno da 1 a m di r di x alla seconda, avrà come iesima entrata la derivata rispetto a la derivata, aspetta, f di x va in R, ok? Quindi ha se tu tutto senso in termini di dimensione.
Quindi questo gradiente che cos'è? Si può scrivere come, usando la regola della derivazione di funzioni composte, e si può scrivere come le somme sugli input i che van da 1 a m di r di x per il gradiente di r di x. Però, volendo tenere il gradiente è riga, beh, va benissimo così. Ok. Perché possiamo fare questo? Beh, sostanzialmente si può tranquillamente lavorare per componenti, derivate rispetto di x di f di x k, che se no c'è un casino con le i. E le somme sugli i da 1 a m di 2 volte, ok, per fretta prima non ho messo questo un mezzo, non è necessario chiaramente visto che il minimo di f senza un mezzo di questo f è uguale, semplicemente adesso ci viene comodo per toglierci dalle balle coefficienti inutili, diciamo. Quindi qua c'è un mezzo. Qua c'è un mezzo, qua c'è un mezzo, un mezzo, un mezzo. Ok, 2 ri di x per la derivata rispetto a xk di ri di x. Ok, il 2 se ne va col 2 e quindi, essendo che questa è la componente iesima, poi possiamo kesima del nostro gradiente, gradiente di f di x. Possiamo tranquillamente pensare tutto il gradiente come costruito in questo modo. Quindi da qui ricaviamo questa formula qui sostanzialmente. Perché questa formula ci è utile? Beh, perché a questo punto siamo arrivati alla fine sostanzialmente di questa scrittura del gradiente. Perché se noi definiamo adesso una matrice Gx, che adesso andrò a definire chiaramente, e la moltiplichiamo per la nostra matrice, per il nostro vettore R di x, dove ricordo intanto che R di x è R1 di x, Rm di x, e poi definiamo J di x essere cosa? Semplicemente la matrice jacobiana della funzione R grande di x. Ovvero una matrice che ha per righe i gradienti di R1 di x fino ai gradienti di Rm di x. Quindi una matrice che si può ricavare in maniera molto semplice, semplicemente calcolando i gradienti delle funzioni scalari di residuo, quindi Ri di x, che ricordo andare da Rn in R. Quindi questo è quello che abbiamo. Ovvero siamo riusciti a riscrivere il gradiente della nostra funzione obiettivo, che è sostanzialmente un must in questi problemi, in cui andiamo a ricercare il minimo tramite una sorta di discesa del gradiente, comunque un algoritmo di ricerca lineare sostanzialmente, e ci serve per forza questo gradiente e abbiamo una formulazione molto compatta di esso, no? Però se noi vogliamo ambire a applicare il metodo di Newton a questo problema ci serve anche l'Hessiana, no? L'Hessiana di f di x, visto che nel metodo di Newton la direzione di ricerca è meno l'Hessiana di f di xk inversa applicata al gradiente di xk. Quindi ci serve questa. Ora possiamo lavorare in maniera sostanzialmente analoga a quello che abbiamo fatto prima, scrivendolo per componenti, chiaramente. Ovvero l'Hessiana di f di x può essere vista come l'applicazione dell'operatore Nabla, diciamo, applicato a quello che abbiamo già calcolato, ovvero le somme sugli i che vanno da 1 a m
di array di x, gradiente di array di x. Ok, a questo punto come possiamo però applicare il gradiente a questo prodotto di questo uno scalare, ti ricordo, e questo sta in Rn. Come possiamo fare questo? Beh, con la stessa idea che abbiamo usato prima, ovvero sfruttare la derivazione di un prodotto di funzioni sostanzialmente, che si può generalizzare tranquillamente anche alla derivata rispetto a più variabili, quindi al gradiente. E quindi quello che abbiamo è che questo è somme da i su i che vanno da 1 a m. Prima applichiamo il gradiente alla prima componente. E quindi r di x, però c'è qualche problema in termini di trasposti che mi sono perso in giro. Volendo fare le cose di fretta, succede. Allora, ritorniamo qui. Allora, per fare le cose precise, questo è ok, e quindi lui è la riga della matrice J. Perfetto. Però che caso sto dicendo? Questo è. Sto perdendo cavolate. Questo è trasposto e quindi siamo perfetti. E perché appunto lui è vettore colonna, e infatti anche qui in realtà sono tutti trasposti loro, perché li abbiamo irrigati, li abbiamo messi in riga, così da poter riscrivere il nostro prodotto in questo modo. Ok, adesso mi torna tutto. E perfetto. Sì. Torna. E quindi sì, qua c'è un trasposto. Benissimo, benissimo. Adesso ci siamo. A questo punto torna tutto anche in termini di dimensioni. Perché questo è un vettore colonna. Lo applichiamo poi al vettore gradiente di R di I di X, trasposto, che è un vettore riga, e quindi qua uscirà una matrice. Perfetto. Perché somma di matrici. Più cosa? Più quello che otteniamo applicando l'operatore nabla alla seconda parte, diciamo, al secondo fattore di questo prodotto, ovvero lessiana di Ri di x. Ok, a questo punto siamo veramente arrivati a un punto chiave, perché questo lo possiamo scrivere come j di x trasposto per j di x più questo termine qui. Benissimo, controlliamo un attimo l'ordine adesso. Questo è riga. Sì. Sì, dai, mi sembra tornare tutto. Quindi, ricapitolando un attimo quello che abbiamo fatto, abbiamo due semplici espressioni, una per il gradiente di r in x, e questa è j di x per r di x, che è chiaramente
Questo è un vettore, questa è una matrice, quindi un vettore, e una perlessiana di F in X, ovvero J trasposto J più queste somme, su i che vanno da 1 a m, di R i di X perlessiane dei residui. Benissimo. Quindi sostanzialmente noi conoscendo questo e calcolando alcune quantità sui residui, siamo in grado di calcolare tutto quello che ci serve per implementare il metodo di Newton. Però possiamo utilizzare un'accortezza, o meglio, varie accortezze che ci possono portare a semplificare notevolmente le formule che ci interesseranno per scrivere a quantomeno l'idea del metodo di Gauss-Newton. Ovvero, cosa possiamo fare? Prima di tutto possiamo notare che 1 vicino alla soluzione i residui sono piccoli. 2 vicino alla soluzione abbiamo anche una piccola variazione. Essendo che le nostre funzioni RI sono supposte essere regolari, abbiamo che intorno alla soluzione non ci allontaniamo di troppo in termini di quello che otteniamo, e quindi anche il residuo non cambia di molto. In particolare abbiamo che anche le essiane sono trascurabili se comparate a J trasposto J. Quindi sostanzialmente cosa possiamo dire? Possiamo dire che, quantomeno in termini approssimativi, e questo è esattamente quello che ci servirà per costruire il metodo di Gauss-Newton, in un intorno della soluzione abbastanza piccolo, abbiamo che possiamo approssimare in maniera ragionevole l'essiana di F in X con jx trasposto jx. Qual è il beneficio di questo? Il beneficio di questo è che per calcolare quindi sia il gradiente che l'essiana ci basterà semplicemente la matrice j di x, ovvero cos'è che ci serve per calcolare j di x e i gradienti dei residui. Una volta calcolati loro, siamo a posto. Perché questa cosa è interessante? Beh, perché possiamo avere tanti residui, M potrebbe essere molto grande, e quindi calcolare tutte le nostre essiane e ad ogni iterazione valutarle tutte nella corrente approssimazione della soluzione può essere molto costoso in termini computazionali, quindi con un algoritmo diciamo meno efficiente rispetto a cosa potremmo fare, insomma. Facendo così, invece, se noi siamo in grado di valutare g di x e i residui, siamo a cavallo, possiamo sostanzialmente scrivere un metodo molto più efficiente e, essendo che localmente intorno alla soluzione è molto ragionevole questa approssimazione, visto che nei confronti di j trasposto j il rimanente contributo, questo qui che stiamo trascurando, è appunto trascurabile, e ha molto senso questo algoritmo che adesso andremo a scrivere. Ovvero, quello che facciamo è usare la stessa direzione di ricerca del metodo di Newton, ma usando la stima stella, usando questa scelta qui. Quindi sostanzialmente cos'è che abbiamo? Abbiamo che invece di avere pkn, che è soluzione di dell'essiana di f in xk per uguale all'opposto del gradiente in xk, abbiamo che questo lo sostituiamo con quell'approssimazione jk trasposto j, dove per jk intendiamo j in xk. Questo diventa pk Gauss Newton.
E questo rimane esattamente lui, però possiamo sostituire il nostro valore che abbiamo appena calcolato, ovvero jk per rk, dove anche rk è r di x con k. E quindi abbiamo una nuova possibile scelta di algoritmo che ci potrebbe permettere di risolvere questo problema di ottimizzazione libera. Chiaramente questa è al momento solo un'idea, perché quantomeno dobbiamo dimostrare che questa è una direzione di discesa, di decrescita della funzione, il che è molto facile da fare. E poi dobbiamo mostrare che anch'esso converge, perché ok, ha molto senso, è molto ragionevole questa approssimazione che stiamo facendo, però non è detto che siccome il metodo di Newton converge, allora anche questa approssimazione che sembra campata in aria converga, no? Quindi adesso dovremmo mostrare uno che pk di gn è di decrescita e due che l'algoritmo converge. E qua ci appoggeremo al teorema che ho mostrato la settimana scorsa di Zouten di Jakes. Ok. Prima di fare questo, però, mi piaceva fare una parentesi, diciamo, che motiva questo tipo di problemi, ovvero capire intanto come potrebbero essere fatti questi residui, quindi questa funzione f, e capire un problema tipo, insomma, in cui questa cosa può succedere, e questo tipo di funzione obiettivo può verificarsi. Supponiamo di prendere delle misurazioni, quindi supponiamo di raccogliere dei dati, diciamo m dati. Ok, i dati cosa sono? I dati sono dei numeri reali, quindi quelli che possiamo chiamare y1 fino a ym. Queste li raccogliamo per esempio con degli esperimenti, con dei sensori, con qualunque tipo di misurazione. Poi supponiamo di sapere che essi sono conseguenza di un modello polinomiale di grado 4, ovvero esistono o quantomeno sono ben approssimati. Adesso supponiamo nel caso ideale che esista esattamente quel modello polinomiale, che non ci siano errori di misurazione e quant'altro. Comunque esistono degli A, B, C, D, tali che se noi diamo in input questa è la nostra funzione. Cambiamo le lettere però. Sì, è meglio cambiare le lettere. Facciamo invece che ABCD, x1, x2, x3, x4, x5 in R, tali che phi di t uguale a t alla quarta x1 più t alla terza x2 più t alla seconda x3 di x4 più x5 è il nostro modello, ovvero presi in input i nostri dati, quindi questi yj sono, diciamo, y1 fino a ym sono, diciamo, delle
degli output che abbiamo misurato a degli input che conosciamo, chiaramente. E supponiamo, per esempio, che questi input sono dei tempi in cui questi output sono stati misurati. Quindi supponiamo che stiamo campionando un segnale, per esempio, e ai tempi T1, T2 fino a Tn, misuriamo questo segnale, che supponiamo essere un numero, ok? E questi ci danno le misurazioni Y1 fino a Ym. Poi sappiamo appunto che sottostante a questo esperimento c'è un modello di ordine 4, di grado 4, però non sappiamo chiaramente questi coefficienti, x1, x2, x3, x4, x5, che rendono vero questo modello. Quindi cosa possiamo definire? Possiamo definire i residui Rj di x essere come phi in Tj meno y J qua. Ok, stiamo più precisi. Phi di xt, dove x è x1, x2, x3, x4, x5, quindi il nostro vettore delle incognite, ovvero dei nostri parametri. Quindi qua abbiamo che qua c'è una x tj meno yj. Quindi cosa ci dice questo residuo? Ci dice, con la corrente scelta dei parametri, di quanto il nostro modello sbaglia rispetto alla misurazione che noi supponiamo essere la risposta corretta. Quindi l'idea di tutto questo tipo di problema di ottimizzazione è trovare il gruppo di parametri, quindi x che ricordo essere x1, x2, x3, x4, x5, che renda o esatta. Quindi o questa uguale a 0 per ogni j, nel caso proprio idealissimo in cui le misurazioni sono senza errori e in cui siamo in grado esattamente di risolvere il nostro problema di ottimizzazione, o quantomeno di ridurlo e minimizzare questo residuo. E in particolare, siccome ci interessa minimizzarlo per ogni tempo, t1, tm, ci interessa minimizzare su x, che sta in R5, la nostra funzione f di x definita come prima, un mezzo somme su j che vanno da 1 a m, di cosa? Di rj di x al quadrato. Ok? Ora, si può tranquillamente parlare di funzioni scalari, e quindi di osservazioni scalari, e quindi questo va benissimo, però potrebbe essere, insomma, che i nostri segnali, le nostre misurazioni, cosa che succede gran parte delle volte, sono vettoriali, quindi in realtà a noi non basta questo e più precisamente il modulo. Ci serve parlare di qualche norma, no? E quindi a questo punto cosa possiamo fare? Beh, possiamo generalizzare un po' tutto. Possiamo pensare di lavorare in norme diverse, possiamo pensare di costruire anche in realtà la funzione in maniera leggermente diversa. Se vediamo che la nostra assunzione riguardo questo è un modello matematico, sostanzialmente. Il nostro modello è che la realtà risponda a un modello di ordine 4. Se vediamo brutti risultati rispetto a questo modello, possiamo decidere di cambiare il modello, introdurre altri tipi di non linearità, introdurre dei termini accoppiati e tante cose si possono fare. Però comunque l'importante è che tutto questo tipo di problemi appartiene, diciamo, a questa categoria che comunque vediamo che è molto interessante anche da un punto di vista proprio applicativo. Quindi ha senso pensare a degli algoritmi che li risolvano, insomma. Bene, quindi, vista questa piccola parentesi, vediamo adesso qualcos'altro, ovvero andiamo a costruire questo metodo. Quindi in realtà l'abbiamo già scritto, abbiamo scritto che jk trasposto jk per pkgn è jkrk e la sequenza del metodo di Gauss-Newton. Ah.
parto da un guess iniziale x con 0 e lo miglioro con questa sequenza xk più 1 è uguale a xk più alfa k pk gn. Tuttavia, appunto, per far sì che questo sia effettivamente un algoritmo di line search, di ricerca lineare, dobbiamo quantomeno mostrare che il pkgn è una direzione di decrescita. Un paio di volte fa ho mostrato che pkgn è, o comunque una direzione pk è di decrescita, che per definizione vuol dire che esiste un alfa segnato maggiore di 0, tale che f di xk più alfa pk minore di f di xk per ogni alfa in 0 alfa segnato. Però questa appunto non è una caratterizzazione operativa, se e solo se questa sarà quella operativa, il gradiente di f in xk trasposto pk è minore di 0. E il classico esempio è questo uguale a meno il gradiente di xk. Okay. Dobbiamo mostrare sostanzialmente che se moltiplico scalarmente la nostra direzione che abbiamo appena costruito, che soddisfa questo sistema lineare, per il gradiente ottengo qualcosa di negativo. E questo è abbastanza immediato in realtà. E pkgn trasposto gradiente di f in xk, ricordando che il gradiente di f in xk è meno per costruzione, niente di particolare, semplicemente per quello che avevamo scritto qua. Dov'è? Quello che abbiamo calcolato prima, quindi meno il gradiente è jk per rk, quindi il gradiente è meno jk per rk. E abbiamo che questo è uguale a pkgn a meno pkgn jkrk. Poi però cosa sappiamo? Sappiamo che, vediamo cosa sappiamo. No, mi ricordo che è molto veloce come dimostrazione. Devo solo ricordarmi un attimo qual è l'idea. Ah, ok, adesso mi torna. Ma JKRK, quindi qua ho fatto un giro sostanzialmente inutile, ma va benissimo. JKRK può essere definita anche in termini di cosa? In termini della nostra direzione di ricerca PKGN, perché essa soddisfa esattamente questo sistema lineare. Quindi JKRK è JK trasposto JK per PKGN. Quindi JK trasposto, qua c'è sempre un trasposto. JK trasposto JK PK GN. Ma questo quindi lo possiamo riscrivere come cosa? JK PK GN per JK PK GN, ovvero meno la norma euclidea del vettore JK PK GN al quadrato, che è minore o uguale di 0, quantomeno, che è già un buon risultato di partenza. Tuttavia, però, cos'è che abbiamo? Abbiamo che possiamo fare un'assunzione abbastanza ragionevole, ovvero che JK sia di rango massimo. Chiaramente, in generale, non ha senso dire che JK sia un singolare, visto che a priori è una matrice rettangolare. Però, quantomeno, possiamo assumere che sia di rango massimo, e siccome n, ovvero il numero dei parametri, abbiamo assunto essere minore o uguale di m, vuol dire che il rango sia uguale ad n. Perché è abbastanza ragionevole fare questa assunzione? Beh, perché sostanzialmente J aveva come righe cosa? Quelli che sono i gradienti delle nostre funzioni di residuo. E i gradienti sono rispetto ai parametri, quindi è abbastanza attendibile il fatto che
non ci sia lineare dipendenza tra queste colonne della matrice, ok? Proprio per come è stato costruito, diciamo, tutta questa struttura, quindi questa matrice JDX. Quindi è abbastanza verosimile che il rango di JK sia massimo. E cosa succede se il rango di JK è massimo? Succede che JK per PK GN è uguale a 0 se e solo se PK GN è uguale a 0. Ok, quindi di sicuro è sempre minore o uguale di 0. Poi vediamo se è uguale a 0 in qualche caso particolare che ci può garantire che effettivamente il nostro algoritmo funzioni bene, ovvero che la nostra direzione sia effettivamente di discesa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che allora possiamo capire che questa cosa si verifica se e soltanto se quando, se e soltanto se xk è punto critico di f, ovvero gradiente di f in xk è uguale a 0. E adesso andiamo a vedere il perché questa cosa è vera. Questo è quello che vogliamo mostrare. Sappiamo che se PK di GN è 0, allora JK per PK di GN è 0. Ma cosa succede quando JK moltiplica 0, il vettore di zeri? Succede che in realtà, essendo la matrice JK supposta di rango massimo, possiamo tranquillamente e lavorare anche in termini di JK trasposto JK per 0 e nulla cambia in tutto ciò, otteniamo tranquillamente ancora 0, no? E cosa possiamo fare poi? Possiamo notare una cosa, ovvero che questo possiamo tranquillamente settarlo uguale a PK di GN, visto che è la nostra ipotesi. E quindi abbiamo JK trasposto JK PK di GN. Ma questo è per definizione cosa? JK per PK, no, JK RK. Quindi meno il gradiente di F in XK. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che PK di GN è uguale a 0 se e soltanto se XK è punto critico, cosa che ci permette di concludere che effettivamente questa è direzione di discesa. E perché? Perché in XK, se è punto critico, allora ha senso che noi non ci muoviamo da lì perché la nostra soluzione è quantomeno locale. E supponendo chiaramente che questo sia un minimo, però tutti questi algoritmi si basano sulle condizioni necessarie di ottimalità, quindi sostanzialmente sul fatto che i punti a cui convergeremo siano punti critici in particolare. Quindi ha senso che da lì non mi muova se PK di GN è 0. Però è anche vero l'opposto, e quindi vuol dire che effettivamente la nostra direzione è sempre di decrescita, a parte nel caso in cui siamo arrivati a convergenza, che va benissimo. Quindi possiamo concludere che PK di GN, nonostante sia un'approssimazione di PK di N, che abbiamo visto prima, è comunque una direzione di decrescita. Benissimo, quindi il nostro algoritmo è quantomeno ben definito, insomma, e appartiene alla famiglia dei metodi di ricerca lineare. Possiamo quindi concludere il ripasso di oggi con un nuovo teorema, l'ultimo teorema di questa teoria che ho ripassato, insomma, riguardo l'ottimizzazione libera dai vincoli, teorema di convergenza di Gauss-Newton. Cosa vuol dire il teorema di convergenza? Semplicemente, se noi costruiamo la sequenza XK di approssimazioni grazie a Gauss-Newton, allora
xk converge con k alla soluzione, a un punto stazionario sostanzialmente. E questo è un requisito da domandare a un algoritmo di ottimizzazione numerica, chiaramente, altrimenti non ha senso di esistere sostanzialmente. E quindi dobbiamo mostrarlo. Per mostrarlo, sostanzialmente useremo un approccio leggermente indiretto, ma più che ragionevole, ovvero ci appoggeremo a un teorema esterno che ho mostrato la settimana scorsa, che è il teorema che ho menzionato prima. Il quale sostanzialmente ci dice che se xk più 1 è xk più alfa k pk, l'ho scritta alfa k prima. Vabbè, comunque c'era. Sì. Se abbiamo un algoritmo di line search di questo tipo, con pk di discesa e alfa k che soddisfa le condizioni di Wolf che avevo scritto prima, allora se lo uso adesso lo scrivo in maniera informale chiaramente per minimizzare f di x con f che va da Rn in R, tale che tre ipotesi valgono. La prima è che f è limitato dal basso, f, il gradiente di f è di Lipschitz su un aperto n, che contiene l'insieme che suppongo essere chiuso e limitato L x in Rn, sostanzialmente le x che andrò a colpire eventualmente con questo algoritmo di ricerca, dove f di x è minore o uguale della f nel guess iniziale. Questo insieme è importante per l'algoritmo, semplicemente perché assumiamo la direzione di ricerca essere di discesa, quindi lungo questa andremo a colpire direzioni e punti dove f varrà meno che nel guess iniziale. E 3, f è continuamente derivabile su n. Ok, allora detto theta k l'angolo che la nostra direzione fa con l'opposto del gradiente, quindi normalizziamo, sia che questa serie converge converge, sì, converge, quindi è limitata. Quindi questo è, diciamo, il risultato. E questo ci implica che se coseno di k è sempre maggiore di 0, allora cancelletto implica che la norma di fk tende a 0 con k e quindi l'algoritmo converge. Quindi quello che faremo noi adesso è abbastanza semplice. Almeno sulla carta, poi devo vedere se mi ricordo com'è dimostrarlo. Andremo a mostrare che questa
è valida. E poi andremo a mostrare che questa è valida. E quindi sostanzialmente, grazie a questo teorema e delle ipotesi che includeremo in questo teorema finale, potremo mostrare che quindi questo è vero per l'algoritmo di Gauss-Newton, che quindi converge, e quindi saremmo a posto. Questa è un po' la traccia della dimostrazione. Come completare i dettagli adesso vedremo, insomma. Penso in 10 minuti, se mi ricordo, di riuscire a concludere, insomma. Poi penso che non farò la panoramica che avevo scritto sotto in descrizione di tutto quello che ho visto, insomma, perché comunque non penso sia troppo interessante, preferisco dedicare del tempo ad altro oggi pomeriggio. Teorema, convergenza del metodo di Gauss. Si consideri la funzione obiettivo le iterazioni del metodo di Gauss Newton xk più 1 uguale xk più alfa k pk gn con pk gn uguale a jk trasposto jk a meno 1, o comunque scriviamola nella maniera più corretta. E alfa k che soddisfa le condizioni di Wolf. Allora, limite sui k di jk rk, che è uguale al limite sui k, facciamo così, è uguale a 0. Questo ricordiamo che è meno il gradiente di fk, e quindi implica che in norma tende a 0, e quindi che il gradiente tende al vettore 0, nel senso della metrica 2, della norma 2, diciamo, che c'è su Rn. E quindi questo è quanto. Per mostrarlo, quindi sostanzialmente mostreremo che le assunzioni di questo teorema valgono, e alcune non serve neanche lavorarci, insomma, per a mostrare che queste valgano, visto che i residui li abbiamo supposti essere regolari, quindi la parte di regolarità non è da discutere, insomma, e la limitatezza nemmeno, e quindi possiamo tranquillamente lavorare solo sul mostrare che il gradiente è di Lipschitz, e poi che il coseno si mantiene distante dallo zero. In realtà, però, adesso che ci penso, ci serve un'altra ipotesi qui, in questo teorema. Sì, esatto. Supponiamo inoltre che i valori singolari di J di X si mantengano uniformemente lontani dallo zero. Ovvero, cosa vuol dire? Vuol dire che J di x per x per z maggiore o uguale di gamma z per ogni z in Rn.
Ok, e gamma è una costante che non dipende da x. E qui esce uniformemente. Allora, abbiamo che questo limite converge a zero. Benissimo. Concludiamo con un'altra ipotesi di regolarità su RJ. RJ siano di Lipschitz. Su quello che ho chiamato l'insieme N di prima, quindi aperto, che contiene L uguale all'x, tale che f di x non è uguale di f di x con 0. Ok, come vedete, cioè, per me è normalissimo, soprattutto la prima volta che studio un argomento, cioè questo l'avevo letto 2 settimane fa e dopo l'ho riletto 3-4 giorni fa, ma non ho mai provato a rifarla questa dimostrazione, nemmeno a riscrivere il teorema. E facendo una piccola parentesi, è normalissimo ricostruirlo a pezzi il teorema, sia il teorema che la dimostrazione, cioè, ma secondo me non è un problema, nel senso che l'importante è riuscire a ricostruirlo nella sua... quantomeno l'idea della dimostrazione, la traccia dell'enunciato, se non tutto l'enunciato, richiamare quindi tutto quello che ci si ricorda, e sostanzialmente poi non è un problema riempire i buchi con le note. Dopo, la prossima volta che proverai di nuovo a farla da solo, senza guardare le note, di sicuro ci saranno meno dubbi, e così fino all'esame, prima o dopo, arrivano a chiarirsi tutti i dubbi, insomma. Quindi, come vedi, appunto, sto aggiungendo adesso ipotesi, pensando poi a quello che cercherò di fare dopo. Ok. Dimostrazione. Dimostrazione la faccio abbastanza per punti, in realtà non vado a dettagliarla eccessivamente, visto che no, non mi interessa particolarmente come dimostrazione. E partiamo quindi dal principio. Ricordiamo, non faccio pausa semplicemente perché in 10 minuti massimo punto a finire, quindi faccio prima a far così. Ricordiamo la forma di L. Posso scegliere quindi n piccolo a sufficienza, visto che un n esiste intorno ad L, dove tutte queste belle proprietà di regolarità esistono, insomma, e posso supporlo piccolo a sufficienza per far sì che esistano anche una L e una beta maggiore di 0, tali che quattro cose si verificano. La prima è che i residui siano minori o uguali di questo beta, e anche le norme dei gradienti dei residui per ogni x in n, e la seconda è più una disuguaglianza di controllo in termini di Lipschitz inequality, diciamo, quindi rj di x1 meno rj di x2, meno uguale di L x1 meno x2. Questa esiste tranquillamente, appunto, perché rj è di Lipschitz su qualche n, quindi restringendolo funziona ancora questa proprietà di regolarità, diciamo. Vediamo.
Jenny Lipchitz, Morphe. Ok. Vanno bene, mi sembra che tornino le ipotesi. Dopo comunque appena finisco le controllo, cioè, rimanendo in diretta, diciamo. E ok. E qua però ogni x1, x2, in n. Benissimo. Ora, questo ci permette di capire, sfruttando le proprietà di Lipschitz continuità rispetto a somma e prodotto, che quello che noi avevamo chiamato, o meglio, questo meglio se lo preciso dopo. Quello che possiamo dire, partendo da questa ipotesi, è che ricordiamo come aveva fatto la matrice J di X, che non era altro che la jacobiana della funzione vettoriale R di X, aveva per righe il gradiente dei nostri residui, no? Grazie a queste proprietà qui possiamo arrivare a dire, e qui però anche qui non lo dettaglio, che esiste un B segnato maggiore di 0 tale che la norma di J di X, che è uguale alla norma di J di X trasposto, sia minore di questo B segnato. Ok? Quindi è limitata uniformemente in X. Questo per ogni X nel nostro n, perché è in n che valgono queste proprietà. Ok? Questi risultati ci permettono di capire che, sfruttando anche le proprietà appunto di continuità di Lipschitz rispetto a somma e prodotto, quindi come possiamo riadeguare il fatto che un termine che andiamo a sommare e moltiplicare con un altro si trasferisca poi in termini delle proprietà di Lipschitz continuità sull'intera somma o l'intero prodotto, che il gradiente di f di x, che ricordiamo essere le somme sui j che va da 1 a n di rj di x, gradiente di rj di x trasposto. E cos'è che fa? Questo è anch'esso apostrofo magari di Lipschitz su n, e quindi abbiamo mostrato che, mostrato si fa per modo di dire, nel senso che è la traccia di una dimostrazione che, se a uno interessasse dettagliare, comunque sarebbe in grado di farlo, pensando un attimo a come completare i dettagli. E a me va più che bene questo, chiaramente almeno una volta li ho visti questi dettagli, però no, non punto a ricordarli completamente per l'esame, perché comunque no, so che non sarà richiesta una dimostrazione di questo tipo, quindi si fanno anche delle scelte, comunque è molto, molto ragionevole e quasi obbligato in certe circostanze, insomma. E quindi abbiamo che questa è soddisfatta, questa è soddisfatta, questa è soddisfatta, e quindi ci resta da dimostrare che il nostro coseno rimanga distante dallo zero, così da garantire che la norma del nostro gradiente tenda a zero, ovvero che il nostro algoritmo converga. Questo grazie al teorema di Zutendijks, che non so mai pronunciare, Dijk, credo, non so scrivere. Ok, quindi mostriamo, per concludere,
il coseno di theta k si mantiene sempre lontano dallo zero. Ovvero, cosa vuol dire? Vuol dire che l'angolo si mantiene lontano da 90 gradi, sostanzialmente, da pi greco mezzo. E come fare ciò? Beh, lavoriamo con la definizione. Coseno di theta k è meno il gradiente di f e k per pi k gn fratto le norme. Sostituiamo le definizioni che abbiamo ricavato, insomma, di questi fa di questi di queste quantità, e meno il gradiente abbiamo visto che è uguale a jk rk. Lo trasponiamo e moltiplichiamo. Questo per è prodotto interno, quindi facciamo così che è più chiaro. E pk fratto la norma del gradiente di fk, che però scriviamo in questo modo, jk rk pk. In realtà sotto forse ci viene più comodo anche riscriverla in un altro modo. Ovvero sfruttando il fatto che, qua c'è la norma, sfruttando cosa? Sfruttando semplicemente il fatto che, cosa volevo dire? Come è definita la direzione pkn, quindi jk trasposto jk pkn gn è uguale a jk rk. Quindi al posto di questo mettiamo questo. A questo punto cosa possiamo fare? L'obiettivo è dire che questo è lontano dallo zero, sostanzialmente. In qualche modo, indipendente da k. Quindi dobbiamo dire che questo è maggiore o uguale di un gamma che è maggiore di 0. Questo costante indipendente da k. Quindi si mantiene uniformemente distante dallo 0. Ok, vediamo come possiamo fare. Allora, di sicuro al denominatore possiamo lavorare abbastanza tranquillamente, nel senso che al denominatore sappiamo che JK non amplifica più di beta segnato, perché sappiamo che la norma di J è uniformemente limitata da questo b segnato, beta segnato, e quindi vuol dire che jx z è minore o uguale di beta segnato per la norma di z. Quindi questo ci sarà utile perché? Perché se questa quantità al denominatore è minore o uguale di un'altra quantità, allora questa frazione sarà maggiore o uguale di quello che otteniamo con questa disuguaglianza, che applichiamo due volte, quindi sopra lasciamo tutto invariato e sotto applichiamo due volte questa disuguaglianza, ottenendo quindi beta al quadrato e pk gn al quadrato, dove uno dei due, il quadrato deriva dal fatto che sia anche qua moltiplicata, insomma. Ora, un'altra cosa che possiamo dire è che cosa possiamo dire? Ah, piano, piano, piano. Mi sono perso un meno. Perché il gradiente di fk è jk per rk, se non ricordo male.
Esatto, e quindi il meno rimane. Ah. Adesso mi torna tutto. Il meno rimane. Rimane. E rimane. A questo punto cosa possiamo dire? Facciamo così. È giusto quello che ho fatto al denominatore, ma lo facciamo in un modo più ordinato. Prima cosa che possiamo fare è dire che questo è più grande o alla peggio uguale a quello che si ottiene sostanzialmente con la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, visto che qui c'è un meno davanti. E questo è maggiore o uguale di sì. No, mi sa che mi sto perdendo, che sono stanco adesso, aspetta. Siamo alla fine, però. Adesso facciamo la sostituzione JK RK. Ok, adesso mi torna. Sì, dai, facciamo così. JK RK è JK trasposto JK PKN GN. Lo facciamo sia il numeratore che il denominatore. Eccolo lì. Ok. E quindi il numeratore diventa JK trasposto JK PK GN. Trasposto PK GN fratto JK trasposto JK PK GN. Ok. Ora il numeratore possiamo riscriverlo in maniera più furba, nel senso che è JK PK GN trasposto per JK PK GN con un numero davanti fratto JK PK GN PK GN. Quindi sopra abbiamo meno la norma di JK PK GN. Questa è esattamente la cosa che abbiamo utilizzato, adesso che ci penso, senza dover fare tutti questi step, per mostrare con la direzione di discesa, però vabbè. Fratto cosa? Fratto JK trasposto JK PK GN PK GN. Ora possiamo maggiorare questo usando sopra la disuguaglianza riguardo all'uniforme distanza dei valori singolari dallo zero, quindi questa. A questo punto però non mi torna più il segno meno. Un attimo. Ah, Madonna. C'è il meno qua. Ok. Quindi
quindi questo è già quantomeno incluso. L'avevo fatto giusto in partenza. Sì, avevo fatto giusto in partenza. E quindi questa è maggiore o uguale per ipotesi di gamma. Questo è al quadrato perché trasposto per il vettore pkgn alla seconda fratto, usiamo la disuguaglianza che ho detto prima, quindi beta alla seconda pkgn alla seconda, quindi è gamma alla seconda, beta assegnata alla seconda, maggiore di 0, e quindi possiamo concludere. E adesso guardo rapidamente le ipotesi del teorema nella nota e poi volevo pensare un attimo al segno che mi sono perso perché secondo me c'è qualche errore in giro. Ok. Questo intanto se può interessarvi sulle note che ho riscritto da quello che è stato insegnato in classe, insomma, classe su Zoom. Ok. Mi sono perso un meno. Sì. Ok, se vedete qui, adesso non riesco a zoomare, facciamo così. Questa parte devo rivedermela abbastanza bene. Comunque sono soddisfatto, essendo la prima ripetizione di questo argomento. E vedete comunque che sono meno pronto rispetto alle altre. Ma me l'aspettavo benissimo. Ok. Magari sto parlando da solo, però stesso. Questo meno qua, che viene dal metodo di Newton, dopo in realtà io l'ho perso, nel senso che qua non ho più scritto il meno, è rimasto un JK trasposto RK, e in realtà io non ho neanche un JK trasposto, ma un JK. Quindi devo riguardarmi un attimo i conti. Comunque l'idea di massima c'è e è già un'ottima cosa. E anche la progressione dei ragionamenti, cioè, quindi sono contento. Ok. Va bene. Qua ci sono. Vediamo le ipotesi. Lipschitz continuous in un intorno n di L, perfetto. E ok. E qua in realtà ho scritto male, sono abbastanza certo che è un GEC. E ok, se le iterate sono generate da Gauss-Newton, perfetto, e la dimostrazione niente, va bene. Ok, ho tutte le ipotesi corrette. Va bene, allora dai. Mi sono perso qua, dov'è? All'inizio, tipo, cioè, in realtà mi sono perso proprio in una cagata che devo rivedere un attimo nel dettaglio e non fare di fretta. Insomma, qua mi sono perso che qua dovrebbe esserci un trasposto, però è proprio un problema di riarrangiare i vettori in modo corretto, niente di particolarmente
rilevante, cioè è rilevante perché è sbagliato quello che ho scritto, però niente di troppo concettuale, insomma. E poi sostanzialmente mi sono perso un meno e quella è stata una disattenzione e niente di più. E quindi niente, dai, sono contento. A posto. Vediamo se c'è ancora qualcuno o se sto parlando da solo. Ok. Eccomi qua. Tommaso, ma in matematica sei più forte tu o Gabriele Di Maggio? Probabilmente su certi argomenti lui e su altri io, insomma. Di sicuro sulla fisica lui. Questo è fuori dalla mia competenza completamente. Su matematica, insomma, dai, su alcuni argomenti di sicuro ho avuto modo di studiare di più, insomma. Su altri di sicuro lui è forte, più di me. Vediamo. Diciamo solo enunciare l'ultimo teorema è difficile. No, infatti, come hai visto, l'ho enunciato correttamente, però ho dovuto fare un po' di collage sull'iPad. È sufficiente che cos quadro sia maggiore di 0 per garantire che la norma del gradiente sia infinitesimo. Non in generale, è sufficiente grazie a quel teorema. È sufficiente grazie a quel teorema perché noi sappiamo che la serie è convergente, la serie che somma i cosini al quadrato per le norme dei gradienti al quadrato. Essendo convergente, il termine generale della serie converge a zero, tende a zero. E se sappiamo che il coseno è sempre distante dallo zero, essendo che il prodotto tra coseno quadro e il gradiente in norma al quadrato va a zero, per forza deve andare a zero l'altra parte, ovvero la norma del gradiente di f al quadrato. E quindi questo è quello che abbiamo dimostrato. Abbiamo mostrato che il coseno è sempre lontano dallo zero e quindi si è a posto. Hai dimostrato la questione di coseni nella live precedente, che però io ho completamente dimenticato. E sì, esattamente quello che ho appena detto, insomma, quella cosa dei coseni che ho mostrato l'altra volta, è un teorema abbastanza generale e utilizzato nel campo dell'ottimizzazione numerica e permette questo tipo di risultati, insomma, di convergenza. Va bene, allora, se non c'è, cioè sono contento comunque che sia rimasta un po' di gente collegata, io non ho sempre... Non ho mai pretese rispetto a queste dirette, insomma, come vedete, un argomento lo sapevo meglio dell'altro, ma ero consapevole di questo, e infatti mi ha richiesto più di un'ora in realtà, riprendere questo argomento qui, anche se non è particolarmente complicato, nel senso che sono cose che bene o male avevo già visto anche in altri corsi, magari non così formalizzate in quest'ordine, insomma, però sono tutti concetti che conoscevo già e conosco, insomma. Però appunto questi teoremi e queste costruzioni mi sono un po' nuove e serve abitudine, insomma. Quindi questa volta è andata così, prossima volta sono certo che le ricorderò meglio, insomma. E va bene, allora, vi ringrazio per essere stati qui a vedermi provare a recuperare i concetti, i teoremi, e di sicuro la settimana prossima farò quantomeno una di queste dirette, dove però parlerò di ottimizzazione vincolata e non libera, insomma. E quindi niente, insomma. Grazie ancora, buon pomeriggio, che è ancora lungo, e vado a fare la spesa. Ciao.